Genesi capitolo 22. Leggeremo insieme dal versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Ed egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servitori: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e le mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Accomodatevi. C'è un termine al versetto 5 del nostro testo che prenderemo in esame stasera con l'aiuto del Signore. Dice la Bibbia: Allora Abramo disse ai suoi servitori: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, ed è questo che ha colpito il mio cuore, e adoreremo, poi torneremo da voi. Andremo fin là e adoreremo. Adoreremo. Adoreremo il Signore. Vogliamo adorare il Signore stasera. Non siamo venuti qui per pregare, riverire un'immagine, un uomo, una divinità qualsiasi. Siamo venuti qui per adorare il Figlio di Dio, per adorare il Signore. E il termine adorare nell'Antico Testamento è un sinonimo di culto. Ci sono diversi termini nell'Antico Testamento che indicano proprio il culto al Signore. Tra questi c'è il termine adorare, che significa riverire, prostrarsi, inginocchiarsi. Un altro termine potrebbe essere servire. Lascia andare il mio popolo, disse Mosè a Faraone, e Dio a Faraone per mezzo di Mosè: lascia andare il mio popolo perché mi serva. Un altro termine che indica il culto al Signore. Noi siamo qui stasera per offrire il culto al Signore. Il culto cristiano è il rapporto fra Dio e il credente. Infatti, laddove i credenti si radunano, spero vi sia il vostro amen, il Signore è presente. E stasera il Signore è presente in mezzo a noi. Non siamo ad un cimitero, non siamo neanche in una cattedrale santa,
siamo in una semplice sala dove il Signore è presente, perché noi siamo presenti e lo stiamo adorando in spirito e verità. Ciò significa che l'adorazione che noi rivolgiamo a Dio deve essere un'adorazione non sterile ma spirituale. Questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Quindi, guidata dallo Spirito Santo, spirituale e in verità, veritiera, secondo la parola del Signore. Andremo lì e adoreremo il Signore, poi torneremo. Ed è proprio di questo che vorrei parlarvi stasera, l'importanza di adorare Dio, l'importanza di offrirgli il culto. Potremmo qui parlare sia del culto pubblico che del culto privato, della nostra devozione al Signore, ma ci limiteremo stasera a fare alcune considerazioni riguardo al culto, all'adorazione che io e voi eleviamo al Signore. Innanzitutto spero, fratelli, che ognuno di noi vuole elevare a Dio un culto sincero, un culto genuino che non contiene sostanze estranee o contaminate. Noi vogliamo offrire un culto al Signore genuino, che non vi siano infiltrazioni di male, che non vi siano infiltrazioni di peccato. Noi vogliamo offrire un culto semplice, naturale, spontaneo e non sofisticato, non adulterato. Noi vogliamo offrire un culto in spirito e verità al nostro Signore Gesù Cristo. E vorrei da questo testo trarre alcune considerazioni per la nostra vita. Innanzitutto, il culto al Signore è vero, è genuino, è guidato dallo Spirito Santo, è un culto gradito a Dio quando c'è l'obbedienza. C'è il vostro amen. Quando c'è l'obbedienza al Signore. Io leggo nel versetto 2. E Dio disse ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. Il Signore menziona anche il nome, non sia mai Abramo, insomma, potesse in qualche modo prendere l'altro figlio, insomma, far finta di non aver capito. Il Signore menziona anche Isacco e dice: va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina, sellò il suo asino, prese suo figlio e si diresse verso la regione che Dio gli aveva indicato. Abramo stava ad offrire il culto al Signore, stava andando ad offrire il culto a Dio. E il comandamento che Dio dà ad Abramo è un comandamento difficile, arduo, incredibile, eppure assolutamente chiaro. E Abramo che fa? Prende suo figlio, si organizza e va ad offrire il culto al Signore nell'obbedienza. Non ha esitato, non c'è esitazione nel testo, ma fa precisamente come Dio gli aveva ordinato. Signore, stasera il tuo popolo ha bisogno di offrirti il culto. Ma fratelli, voglio dirvi che è una manifestazione del culto al Signore, al di là dell'alleluia, dell'amen, del parlare in lingue, del profetare, del predicare, del cantare inni al Signore. Il primo aspetto del culto è l'obbedienza. Io e voi possiamo stare qui, chiusi in questo locale dalla mattina alla sera, ma se c'è disobbedienza alla parola, ribellione alla scrittura, fratelli, il nostro culto non vale a niente. Signore, stasera, dacci l'obbedienza alla tua parola. Abramo si alza, un vero cuore rigenerato da Dio e segnato dall'obbedienza. Vogliamo pregare che Dio segni il nostro cuore con l'obbedienza totale, completa alla sua parola. Non vogliamo offrire al Signore un culto e poi essere disobbedienti. Ci sarebbe incongruenza e ambiguità. Signore, dacci grazia stasera di essere credenti obbedienti alla tua parola, obbedienti al Signore. Siamo venuti qui ad offrire il culto, ma c'è nel nostro cuore l'obbedienza al Signore? Siamo venuti qui a lodare Dio, ma c'è l'obbedienza alla sua parola? Stiamo mettendo in pratica la scrittura, ci stiamo sforzando di obbedire al Signore? E se qualcuno
se qualunque cosa, dice la Scrittura, chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento. Se crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni e gli altri secondo il comandamento che ci ha dato, chi osserva i Suoi comandamenti, ascoltate, rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Signore, dacci l'obbedienza stasera, l'obbedienza alla Tua parola. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. E spero vi sia il vostro amen. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Dammi tuo figlio. Abramo si alza e parte per offrire il culto al Signore. Non c'è vera adorazione se non c'è l'obbedienza al Signore. C'è qualcuno che vuole chiedere l'obbedienza a Dio stasera? Totale, esclusiva. Il Signore stasera ti invita a dargli il cuore. Obbedisci al Signore. Stasera Dio ti invita a cercarlo con tutto il tuo cuore. Obbedisci al Signore. Il Signore ti dice e mi dice stasera: osserva i miei comandamenti, io ti benedirò. È nella disobbedienza che c'è la maledizione. È nell'allontanarci dalla sua parola che non v'è più l'adorazione. Io non so se voi avete fatto questa esperienza. Quando vi siete allontanati da Dio, ci siamo allontanati da Dio, e abbiamo cominciato a trascurare la Bibbia, la parola di Dio, l'adorazione al Signore, la consacrazione, l'obbedienza alla parola, abbiamo avvertito nel nostro cuore agitazione, irritazione. Non riuscivamo ad avere più comunione con Dio e con la Chiesa. C'è bastato, come si diceva durante la presidenza, è bastata una semplice preghiera, un grido al Signore, è bastato un ritornare alla Scrittura per recuperare l'essenza dell'adorazione. Signore, stasera, dove stiamo andando ad adorare se non c'è l'obbedienza? Donaci l'obbedienza del tuo figliolo Gesù. Amen. Il primo aspetto del culto è l'obbedienza, ma non soltanto. Permettetemi, io sono stato molto edificato nel sapere che Abramo dice ai suoi servi: fermatevi qua, io voglio andare ad adorare. Quando vuole andare ad adorare? E quando un culto è veramente un culto? E quando io e voi siamo dei veri adoratori? Quando siamo in grado di continuare ad adorare Dio nonostante la crisi. Fratelli, quanti tra noi stasera, senza alzare la mano, rispondiamo al Signore? Quanti di noi stasera vogliono dire: Signore, nonostante la mia crisi, io voglio continuare ad adorare il tuo nome. Andremo lì e adoreremo. Ma chi lo sta dicendo? Lo sta dicendo un uomo, un padre che sta per uccidere suo figlio. Lo sta dicendo un uomo al quale Dio gli ha detto: dammi tuo figlio. E questo uomo, questo padre, la vita di Abramo, è segnata dalla fedeltà a Dio, continua ad adorare il Signore nonostante la crisi. Signore, stasera abbi pietà di noi, che la crisi non ci blocchi e che la difficoltà non ci porti indietro. E che le difficoltà della vita ci aiutino a non bestemmiare il nome del Signore, a non calpestare il nome di Dio, a non stracciare la Bibbia con il cuore e con la mente, ma a rimanere fedeli a Dio, costi quel che costi. Noi andremo lì, adoreremo il Signore e poi torneremo. Signore, stasera dacci grazia di non sviarci dalla fede. E io voglio ricordarvi ciò che il Signore ci ha detto ultimamente, fratelli. Il Signore ultimamente ha parlato anche tramite un carisma in questa comunità, o spronando qualcuno a non fare passi indietro, ma piuttosto nella crisi a correre di più verso il Signore. Abramo ci insegna che la crisi non può essere la scusa per abbandonare il nome del Signore. Noi diremo stasera a Dio: abbi pietà di noi, Signore. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Se cade, non è atterrato, perché Dio lo sostiene. E perché io non avessi ad insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, dice Paolo, mi è stata messa una spina nella carne,
un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E Paolo, quando ricevette questa risposta, continuò a salire verso il monte e ad adorare il nome del Signore. Infatti il testo continua: per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, spero vi sia il vostro amen, allora sono forte. Sono diventato pazzo. Siete voi che mi ci avete costretto. È Paolo che parla. Infatti io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato da meno di questi sommi apostoli, perché io non sia nulla. Troppe persone alle volte sono alla ricerca di una scusa per non adorare più il Signore. Abramo ci insegna stasera, a me per primo e a voi dopo, che la crisi non deve bloccarci. Vogliamo continuare ad andare avanti, ad adorare il nome del Signore. Sono rimasto edificato dalle testimonianze. Avete sentito della piccola Chiara, no? Vi ho inviato un messaggio, abbiamo sentito anche la testimonianza della sorella Teresa. Quando abbiamo saputo di questo tumore della bambina, ci siamo messi tutti a pregare a Barcellona, a Sant'Agata, Milazzo, Spadafora, in Niger, fratello Valentino, addirittura pure in Africa, insomma dappertutto, dagli Appennini alle Ande, insomma tutte le chiese. Addirittura pensate che un pastore mi ha mandato un messaggio: per favore dia alla chiesa di pregare per la piccola Chiara. Ho detto: la conosco, stiamo pregando anche noi. Per dirvi come alla fine, insomma, tutti hanno pregato. E un giorno viene sua nonna da me, la sorella Maria, un'ottima sorella per tanti motivi. Uno perché è spirituale e poi perché sta molto in silenzio. Valla a trovare oggi una sorella che sta molto in silenzio, insomma. Ma questa era una battuta. Viene da me e mi dice: sai fratello, era sofferente, aiutateci a pregare per la piccola Chiara. Anche se oggi, mentre pregavo, il Signore mi ha detto: non è per la morte, è per la mia gloria. Notate come il Signore adesso conferma, no? E mette nei suoi figli questa certezza. Il tumore è scomparso. Fratelli, non è che il tumore non c'è stato. Il tumore c'era. Oggi la massa tumorale che copriva tutto il nervo ottico non c'è più, non esiste traccia di tumore. Hanno dovuto interrompere la chemioterapia, perché la chemioterapia non si fa a quelli che non hanno un tumore. E gli specialisti del Casdlin di Genova, diceva Giusi e Tindaro, sono nel pallone, sono in confusione. Gloria a Dio anche quando gli scienziati entrano in confusione, perché dove arriva Dio arriva l'Onnipotente. E la crisi non ci impedisca di continuare a salire e adorare Dio. Sapete quante volte ho incontrato persone che mi hanno detto: no, non posso venire in chiesa, sto attraversando momenti difficili. Oppure: perché non preghi, perché non testimoni? Sto attraversando momenti difficili. Abramo ci insegna che non aveva lo Spirito Santo come ce l'abbiamo noi, che non aveva la rigenerazione come la intendiamo noi, che non era tempio dello Spirito Santo come lo siamo noi, pur tuttavia nella sua crisi sale perché vuole adorare Dio. Signore, che le nostre crisi non ci impediscano di continuare a salire per adorare il nome del Signore. Il culto è genuino, è vero, quando è un culto sacro, santo al Signore. Avete letto insieme a me il versetto 5? Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino. A me piace il fatto che Abramo vuole adorare solo con Isacco e lascia l'asino e i servi a valle. Rimanete qui, io e mio figlio andremo, adoreremo e poi torneremo. Il vero culto, quello sincero,
Quello che è gradito a Dio è un culto che deve stabilire le giuste priorità e che deve essere in grado di separare ciò che è santo da ciò che non onora il nome del Signore. Una separazione ci deve essere. Abramo si separò da ogni cosa terrena, lasciò lì l'asino, lasciò lì i servi, lasciò lì tutto ciò che era materiale e salì per adorare il Signore. Stasera, nel nome di Gesù, siamo chiamati tutti quanti a separarci da qualcosa. Lasciamo a valle l'asino, lasciamo a valle i servi, appartiamoci. Prendiamo del tempo per stare in disparte con Gesù. Abramo si ritirò sul monte per stare da solo con Isacco in un momento di adorazione. Ora la Bibbia non ci dice tutti i particolari, ci dice che Abramo sistemò l'altare e quando l'altare fu pronto collocò la legna e sulla legna poi mise il fuoco e poi mise suo figlio, anzi scusate, prima mise suo figlio e stava lì a legarlo, ma prima di legare il figlio sistemò l'altare. E permettetemi, anche se la Bibbia non lo dice, ma in questo sistemare l'altare io vedo l'adorazione di Abramo. Sta sistemando l'altare, ma la sua fede lo spingerà a credere che non lo ucciderà. Ma quando anche il Signore dovesse permetterlo, lo scrittore agli Ebrei ci dirà che Abramo credeva che il Signore era potente a risuscitarlo. Il vero culto è un culto che si separa dal peccato, ma permettetemi, il vero culto è un culto animato dalla fede. Andremo, adoreremo e torneremo. Non tornerò, torneremo. Quanti di noi sono entrati stasera con la stessa fede di Abramo? Con la stessa fede che ottiene o con la stessa fede che prende dalla mano di Dio? Alle volte entriamo in chiesa e non sappiamo neanche qual è il motivo che ci ha spinti a raggiungere il locale di culto. Signore, dacci grazia stasera di separarci e di avere fede nel figliolo di Dio. Forse c'è qualcuno stasera che sta attraversando un momento difficile. Offri il culto al Signore. Continua ad adorare Dio. Continua a rimanere vicino al Signore, perché Gesù è la nostra unica speranza. È la nostra unica ancora di salvezza. Quanti abbandonano il Signore o moriranno, dice la Scrittura. Chiunque ti tradisce e ti abbandona morirà. Ma quanto a me, dirà il salmista, il mio bene è stare unito al Signore. Io ho fatto del Signore il mio Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Abramo sale e adora il Signore. Il culto è vero culto quando c'è l'obbedienza. Il culto è vero culto quando c'è separazione. Il culto è vero culto in spirito e verità quando c'è l'adorazione nonostante il momento di crisi. E il culto è vero culto quando c'è la fede. Stasera, il culto che tu stai offrendo a Dio è vero culto? Tu stai offrendo un vero culto stasera al Signore? Tu lo sai. Io lo so. Sei un vero adoratore di Yahweh? Stai adorando Dio nonostante la crisi? Stai salendo nonostante i problemi della vita? Stai lasciando a valle l'asino e i servi e tutto ciò che ti impedisce di salire e adorare? Stai obbedendo al Signore, alla Sua parola? Il culto non è dalle 18 alle 20 la domenica sera. Il nostro culto è 24 ore su 24. Questo culto pubblico è una manifestazione del nostro culto quotidiano e personale che eleviamo a Dio. Noi non veniamo ad offrire il culto al Signore 2-3 volte a settimana. La nostra vita è un culto al Signore. Dio ci dia grazia di continuare a coltivare la nostra comunione col Signore. E stasera ognuno di noi esamini se ciò che sta facendo stasera è un vero culto gradito al Signore. Possiamo prendere in giro gli uomini, le donne, il pastore, i fratelli, le sorelle. Ma quali sono i sentimenti che ci hanno portato qui stasera? E se io vi dicessi stasera che qualcuno in mezzo a noi non ha i sentimenti giusti per offrire culto al Signore?
E se qualcuno ha qualche risentimento nei confronti di un fratello? E se vi fosse qualcuno che è venuto solo per vedere l'andamento, per vedere qualcosa, insomma, da poter poi criticare con calma a casa, magari a cena, con il figlio, con la figlia, con la moglie, col marito, giusto per venire un po' così a sottolineare le cose che non vanno, per poi criticare e costruire castelli sopra? Ci sono dei sentimenti stasera di questo tipo in mezzo a noi. E il Signore lo sa. E il tuo culto ti è impedito. E tu lo sai stasera che vuoto sei entrato e vuoto stai tornando a casa senza il tocco dello Spirito del Signore. Ma stasera Dio desidera che ognuno di noi apra il cuore e lo sciolga come acqua alla sua presenza. Noi non stiamo offrendo un culto ad un morto o ad un uomo, ma a Dio che è benedetto in eterno, a colui che scruta non le parole, ma i sentimenti più nascosti del cuore e i pensieri più occulti della mente. Stasera colui che è in mezzo a noi è colui che ha gli occhi come fiamme di fuoco. Signore, dacci grazia di non scherzare con l'Iddio Altissimo, colui che è tre volte santo. Abramo andò e andò ad adorare Dio. Non andò a farsi un cantico, non andò a farsi una passeggiata, andò ad adorare il Signore. E Abramo, quando adorò e quando sparse il suo cuore alla sua presenza, ottenne la misericordia del Signore. Udì la voce di Dio: Abramo, fermati, non fare del male al ragazzo. Ho visto che tu mi ami più del ragazzo. C'è qualcuno che ama Dio più di ogni altra cosa? Signore, aiutaci. Ho visto che mi ami più di tutti gli altri. Ho visto che hai fede in me. Fermati. Abramo alzò gli occhi e vide un montone incastrato fra i cespugli. Il sostituto. Vogliamo dare gloria a Dio per il sostituto. Colui che si è sostituito a noi. Isacco doveva morire, ma ci fu quel montone che si sostituì ad un sacrificio umano, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Yahweh Jireh, al monte del Signore sarà provveduto. Se noi veniamo per adorare Dio, sarà provveduto qualcosa. E stasera, prima che tu te ne vai a casa, adora Dio, perché stasera Dio ti provvederà qualcosa. Adoriamo il Signore. Chiniamo il capo. Adoriamo stasera. Vi supplico per le compassioni di Cristo. Adorate Gesù. Adorate il Figlio di Dio. Adorate il Creatore del cielo e della terra. Adorate. Gloria a Dio, gloria a Dio. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: e in Isacco che ti sarà data una discendenza. Ma Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Se nella tua vita vi sono dei grossi problemi, se hai l'ansia nel petto, se hai agitazione nella mente, se non riesci a riposare la sera, se sei in guerra, in lotta nel tuo cuore, stasera adora Dio e sarai liberata. Adora Dio perché al monte di Dio sarà provveduto. Supera la tua crisi adorando il Signore. Non fare passi indietro.
non portarti la famiglia nel mondo, non abbandonare Dio. Piuttosto stasera hai il coraggio di dire: ti servirò fino alla fine, Signore. Costi quel che costi, io salirò nel monte e ti adorerò e supererò questo momento difficile con l'adorazione. Il culto è vero culto quando si offre qualcosa al Signore, non cose che non costino nulla, ma quando si offre a Dio qualcosa che costa tanto. Abramo fu chiamato ad offrire suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E tu stai offrendo qualcosa al Signore stasera? Perché un culto è vero culto quando si offre qualcosa. Ma io voglio darti un consiglio che proviene dalla parola di Dio stasera: non offrire cose scarse al Signore, non offrire il superfluo, non offrire cose che non ti costano niente. Sei disposto stasera ad offrire al Signore il tuo tempo? Sei disposto ad offrire al Signore la tua gioventù, la tua casa, i tuoi figli? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Adoriamo insieme il Signore.